Contrastare i tagli all'istruzione degli ultimi anni e trovare soluzioni alternative per far crescere i ragazzi con le attività extrascolastiche, come i laboratori autogestiti. L'idea l'ha avuta l'associazione dei genitori Un Nuovo Mondo, della scuola elementare Oberdan. Siamo a Monte Oliveto, nella sede del complesso che conta 750 bambini. Qui i genitori si sono riuniti appunto in associazione per creare un welfare sociale che prevede il loro impegno gratuito, oltre ad alcuni operatori, per creare un doposcuola nel quale si insegna teatro, ceramica, pittura, musica, robotica, danza e filosofia. Ci hanno tolto i pomeriggi che facevano a scuola i bambini tagliando l'orario e quindi noi in qualche modo cerchiamo di sopperire. È il tentativo di creare all'interno del centro antico una comunità trasversale, appunto eterogenea, di genitori, ma che sono uniti intorno all'obiettivo comune che è il benessere dei bambini, cercando di dare la possibilità a tutti, perché molti di noi avrebbero potuto per i loro figli provvedere all'esterno di pomeriggio con attività a pagamento, invece abbiamo voluto farlo qui a scuola proprio per dare la possibilità a tutti, anche a quelli che altrimenti sarebbero stati a casa o sarebbero stati per strada. Oltre ad arricchire l'offerta formativa ed ampliare gli stimoli, un insegnamento per i bambini che viene direttamente dai genitori è quindi quello dell'impegno e dell'esempio, come dire, se ti manca qualcosa che ti è stata tolta e ritieni che sia stato un torto, puoi ricostruirla operando in prima persona. Sono convinta che associazioni che si muovono nelle scuole, con le scuole, vanno supportate e naturalmente quelle stesse associazioni insieme alla scuola possono costituire un modello alternativo a quello dei tagli e degli egoismi individualistici. Per cui ben venga il doposcuola che l'associazione Un Nuovo Mondo fa e ci auguriamo che si possa anche parlare di un protagonismo dei genitori nella comunità educante attraverso altre misure come la scuola estiva.